evoca un'idea di forza, di una forza delle proprie ragioni, ma anche la determinazione, quindi forse un insieme di forza e determinazione. Poi il coraggio, secondo me, si può declinare, si deve declinare molto a seconda della situazione di partenza. Ci vuole molto poco coraggio per fare certe scelte, se si ha la possibilità di farle, ce ne vuole molto di più per farle. Invece se è molto più complicato anche assumersi le conseguenze. A volte mi chiedono se ho avuto coraggio a scegliere la strada che ho scelto, ovvero quella della società civile, dell'attivismo. Io più che coraggio ritengo che sia stata una libertà che ho potuto in qualche modo prendermi. È anche doverosa, no? È un lusso poter scegliere, quindi non dobbiamo confondere il coraggio con invece la possibilità che a volte anche alcune condizioni ci dà. La terra è un elemento naturale, ma la terra per chi come noi appunto ha scelto il campo dell'attivismo ambientale è anche un concetto molto più ampio, un concetto molto grande. Poi la nostra prospettiva nasce molto anche da quella delle popolazioni indigene e la terra, no, in quella prospettiva che ci ha visto nascere, che ci ha formato, è anche la madre terra. Quindi una visione di empatia, di armonia, di rispetto, di interdipendenza che abbiamo dimenticato, in particolare lo abbiamo dimenticato come culture occidentali industrializzate, che dipendiamo dalla terra e che purtroppo in una certa misura la qualità degli elementi naturali dipende da noi, ma questo perché abbiamo perso la testa, insomma ci crediamo più padroni che guardiani. Quindi la terra è l'inizio e la fine di tutto. E mi piace che in questa chiacchierata sia questo il punto, non la terra come mero elemento, no? Ma la terra come concetto filosofico alla quale tornare. La paura è un concetto che appartiene a tutti, è un po' un concetto, diciamo, una sensazione che tutti e tutte proviamo in qualche momento frangente e che stigmatizziamo molto. A me capita, no? Anche a me, no? Di ritenermi spesso senza paura, ma poi in realtà non è vero. La paura è anche un esercizio di presa di coscienza dei propri limiti, no? Forse direi che si può diffidare di chi non ha paura di nulla. E la paura è anche una guida che ci protegge, no? da determinate cose, situazioni. Quindi è un'ancella alla quale non vogliamo molto bene, che tendiamo a rifuggire, ma che a volte è una buona consigliera, magari, no? Ci fa percepire alcune cose prima di quanto non lo faccia invece la nostra anima impavida. Il giudizio universale è un'opera d'arte rinomata a livello internazionale, ma è anche il nome che impunemente abbiamo scelto per la campagna che a Sud ha lanciato ormai quasi 3 anni fa e che rappresenta una grande avventura, un'avventura collettiva, ovvero quella di portare in tribunale lo Stato italiano contestando la sua insufficiente azione in ambito climatico. Quindi per noi utilizzare questa espressione, giudizio universale, non era solo rifarci ad un concetto, no, ampiamente conosciuto, ma anche unire due elementi di contenuto di questa campagna. Uno, il giudizio, perché di fatto stiamo andando in un tribunale, ma parliamo anche di giustizia, quindi decliniamo le questioni climatiche in termini di giustizia, in termini di equità, in termini di uguaglianza e poi il fatto che questa battaglia è globale, è universale. Quindi l'idea è nata da questo e attraverso questa espressione, ormai negli ultimi anni, ci riferiamo anche a questa avventura, appunto, come dicevo, che ci sta portando a utilizzare questo strumento per
provare a fare pressioni sul nostro governo, sullo Stato italiano, affinché faccia quello che deve fare, quello che si è vincolata a fare firmando accordi internazionali, facendo dichiarazioni, eccetera, eccetera. Famiglia è tante cose. Famiglia è la famiglia da cui provieni, che è comunque il luogo in cui si sviluppa spessissimo, quasi sempre, la tua personalità e la tua modalità anche di guardare al mondo. La mia di famiglia è stata, è per fortuna, una famiglia che non avrei potuto scegliere meglio. La famiglia è anche la famiglia sociale, gli amici che scegli, no? E che sono altrettanto importanti poi nello sviluppo del proprio percorso. La famiglia nel mio caso è anche una famiglia politica, quella in cui ci troviamo a sud. Le mie sorelle, soprattutto anche qualche fratello, ma soprattutto sorelle, essendo in gran parte donne, con le quali abbiamo scelto di percorrere un cammino, e poi la famiglia che ti crei, mio marito, no? Quindi insomma la famiglia sono degli insiemi sociali entro cui noi abbiamo bisogno e desiderio di relazionarci, di mettere in gioco ciò che siamo, di mettere a disposizione ciò che abbiamo, di ricevere in cambio, no? Stimoli, affetto, sorellanza, accompagnamento. Quindi la famiglia, a mio avviso, è un elemento centrale in una visione ben più ampia di quella retorica che siamo abituati a sentire, no? La famiglia, madre, padre, figli, no? Cioè la famiglia è la comunità, ecco, io la vedo molto come la comunità di riferimento, quella che ci viene data in dote, quella che scegliamo, quella che coltiviamo, che è una cosa importantissima. Cura, sì, cura è anche questa una parola, no? Che ha tanti significati. Ce ne sono alcuni più sentiti, no? Quindi l'idea della cura come un'idea di servizio quasi, ma in realtà la cura fa parte della vita di tutti noi. Il prendersi cura può essere declinato in tante direzioni. Come attivista ecologista, questo concetto mi rimanda immediatamente alla cura dell'ambiente, ma anche questo in un senso non tradizionale, ovvero appunto curare la piantina o in un'ottica soltanto conservazionistica, no? In un senso più ampio, in un senso ampio che assume l'essere parte dell'ambiente, quindi il doverci curare a vicenda, il doversi prendere cura delle relazioni tra gli esseri umani, tra la propria comunità, prendersi cura di ciò che ci circonda, prenderci cura delle nostre passioni, prenderci cura di quello in cui crediamo, no? Essere poco disposti a tradire ciò che crediamo vuol dire prenderci cura di quello che siamo, quindi anche in quest'altro ambito. Spesso ci facciamo distrarre un po' da diversi specchietti per le allodole. Secondo me la cura, forse questo è un senso nuovo che gli potremmo dare, è anche aver ben presenti chi si è e ciò che fa per noi, al di là di ciò che ci raccontano, da ciò che ci si aspetta, no? Quindi prenderci cura della nostra natura e nutrirci di ciò che ci fa bene. Questo poi chiaramente si riverbera anche in una dimensione collettiva, comunitaria, di cura ecosistemica, no? Quindi dell'intero ambiente in senso ampio che ci circonda. Beh, onda mi fa venire in mente due cose. Una naturalistica anche qui, ovvero, no? Un moto, no? Richiamato appunto dall'onda in senso proprio, in senso letterale, che però mi fa focalizzare questo non stare mai fermi, no? Quindi il procedere, o a volte anche il retrocedere, che non è unidirezionale il movimento che nella vita percorriamo, ma comunque questa mancanza di staticità, no? L'essere comunque in perpetuo movimento. Quindi se penso all'onda, penso al fatto che non siamo mai fermi, no? Ci muoviamo continuamente, cercando un assetto, ma anche non cercandolo, semplicemente muovendoci. Io sono una persona
che non è particolarmente a suo agio nell'acqua, amo il mare, ma amo non nuotarci, non immergermi, amo sguazzarci un po', godermelo con molto rispetto, non ho un rapporto di enorme confidenza, sarà che vengo dalla montagna, sarà che sono un segno di fuoco, non lo so. E poi, essendo un attivista, Onda mi evoca anche un percorso di attivazione sociale, di movimento, no? Quindi questi due aspetti forse sono legati, il fatto di essere in moto perpetuo, il fatto di portare avanti dei processi di rivendicazione, di attivazione. Infatti Onda è un nome bellissimo per un movimento, all'epoca fu un movimento studentesco, da questa idea dello spazzare via, del mondare, del muoversi, del procedere, no? Del non fermarsi poi di fronte agli ostacoli, le onde non si fermano di fronte agli ostacoli. Il cielo mi suggerisce il concetto del confine che non c'è, no? Il cielo sembra un confine, cioè sembra esistere, nel senso è blu, è lì, eppure non c'è, no? Nel senso è soltanto un colore che ci viene rimandato, ma in realtà non vi è nulla di fisico. E quindi questo mi riporta a pensare al concetto di confine. Un concetto immaginario, un concetto che abbiamo costruito, un concetto politico, un concetto militare, ma che poi di fatto nella realtà non esiste. Quindi questa espressione, no? Nessun confine oltre il cielo, mi sembra che possa essere proprio centrale in questa nella riflessione su questa parola, alla quale a volte, no, diamo vari significati più ecumenici, più religiosi, no? Il cielo. Invece, perché non dargli un significato simbolico che ci rimanda proprio all'esistenza di confini che in realtà poi non ci sono, non esistono. E quindi sì, nessun confine oltre il cielo. Sud mi è tanto caro come concetto. Io vengo dal sud, il sud è uno state of mind, no? Ed è un tratto culturale ed è anche un concetto politico che poi nella mia prospettiva ho incrociato quando ho conosciuto gli attivisti e le attiviste di A Sud e ne sono entrata a far parte. Sud in questa prospettiva è un modo, no, diverso di vedere, di vivere le relazioni all'interno delle comunità umane, ma anche tra le comunità umane e ciò che ci circonda. Ed è anche una idea che ribalta le dinamiche di potere, no? Quindi vedere le cose da un punto di vista sud vuol dire mettere in discussione le geometrie di potere, mettere in discussione questo rapporto nord-sud, mettere anche in discussione una visione completamente antropocentrica in cui l'uomo è al centro o è al di sopra, è al vertice della piramide, e rivedere tutto in un'ottica più circolare, più olistica, no? Quindi questa è una idea che ha sempre permeato anche il nostro lavoro come collettivo, quella proprio di partire dal basso e quindi da sud per rileggere anche tutto ciò che in termini di status quo ci viene raccontato come inevitabile, ma che invece è solo il risultato sedimentato di processi storici che troppo spesso non hanno avuto l'equità e la giustizia come elementi che hanno, come dire, indicato la strada.